Hype Next. Sono Ciro Muto, mi occupo di finanza, management e crescita personale. Se questi argomenti ti interessano, lascia un like, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina delle notifiche per non perderti i prossimi video. Bene, oggi parliamo della nuovissima Hype Next. Avevo promesso a molti miei lettori e a molti miei iscritti al canale YouTube che avrei girato questo video e oggi sono finalmente pronto. La carta è arrivata e voglio descriverne i dettagli e tutti i suoi vantaggi. Ma prima di fare questo facciamo un passo indietro. Hype Next non è altro che l'evoluzione di Hype Plus, che era già un fantastico prodotto, ma con Hype Next siamo a un livello di qualità superiore. Questa carta nasce come sempre dal gruppo di Banca Sella e per chi non la conoscesse, Banca Sella è davvero una banca solida e con un indice di affidabilità molto alto. Hype Next nasce con il circuito Mastercard e quindi è ben accetta in qualsiasi negozio sia in Italia che all'estero. Questa banca è andata a rivoluzionare completamente l'intero settore andando ad inserire le ricariche da un'altra carta. Nello specifico, se sceglierai questa carta prepagata, avrai la possibilità di ricaricarla non solo in contanti e o al bancomat, ma anche con un'altra carta di credito. Spesso le carte prepagate nascono con tanti limiti, ma non è il caso di Hype Next, e in questo caso la carta prevede infinite ricariche. Un altro vantaggio che fa parte di questa carta è il fatto di poterla ricaricare istantaneamente con un'altra carta. Devo dire la verità, Banca Sella si è davvero superata. Questa funzione risulta essere non solo comoda, ma strategica e vincente per tutte quelle persone che spesso hanno grosse difficoltà a far fronte alle loro spese quotidiane. Infatti, con questo metodo vi è possibile ricaricare la carta Hype anche attraverso una carta di credito. Per i più furbi questo significa un anticipo di contante senza pagare commissione. Fiore all'occhiello di questa carta sono i bonifici istantanei gratuiti. Il bonifico istantaneo è l'evoluzione del bonifico SEPA, con l'unica differenza che il SEPA impiega sino a 48 ore per arrivare, mentre l'istantaneo, come dice stesso la parola, è immediato. La maggior parte delle banche, compreso il nuovissimo circuito Buddybank, si fa pagare un mucchio di soldi per un bonifico istantaneo, mentre Hype Next, in confronto a tantissime altre carte, ha introdotto metodo dei bonifici istantanei completamente gratuiti. Un altro vantaggio della Hype Next è legato all'assicurazione sia sugli acquisti online che sul prelievo di contante. Ho parlato in altri miei video di assicurazioni legate alle carte di credito, ma sulle carte prepagate è davvero la prima volta che ne vedo una del genere. Soprattutto se riflettiamo sul fatto che questo tipo di assicurazione è compresa con il canone della carta. Anche se è vero che spendiamo sempre più denaro online e sempre meno nei negozi fisici, dobbiamo garantirci un'estrema tranquillità per quanto concerne gli acquisti online. Difatti, prelevare e avere la possibilità di avere un'assicurazione sia sul prelievo che sui pagamenti online è una di quelle cose che consiglierei su tutte le carte. A differenza di alcune prepagate di cui non mi sento far nome, la carta Hype Next offre anche l'opportunità di poter addebitare le spese ricorrenti. Ovviamente non vuole essere un conto corrente e non deve essere un conto corrente, ma resta il fatto che offre quasi tutte le funzioni di un vero conto. Mi sembra scontato ricordarlo, ma la carta Hype Next prevede le coordinate IBAN e quindi la possibilità sia di effettuare che di ricevere bonifici. Uno dei grandi vantaggi di questa carta è la semplicità di utilizzo attraverso i canali sia web che smartphone. La banca ha realizzato una delle migliori applicazioni che si possano immaginare per tutti i dispositivi mobile, sia Android che iOS. Ultima, ma non per importanza, è la questione legata all'apertura della carta. Oggi per aprire Hype Next ti bastano veramente 5 minuti e il tuo telefonino. Infatti io stesso mi sono registrato per richiedere la carta dal telefonino, ovvero dall'iPhone, e ho caricato i miei documenti in due semplici fotografie. Oggi sono davvero onorato di darti la possibilità di richiedere questa carta all'interno del mio canale lasciandoti un link qua sotto in descrizione, e se lo farai in questo momento c'è anche per te la possibilità di avere un buono Amazon del valore di 20 euro. Per richiedere la carta, come al solito, ti basta andare qua sotto in descrizione, premere sul link, completare la registrazione e aspettare che la carta ti arrivi a casa. Stai chiedendo quanto costa tutta questa tecnologia e quanto costa avere in tasca uno strumento così utile? Te lo dico subito: la carta costa soltanto 2,90 euro al mese ed è davvero
davvero fantastica. Quasi mi dimenticavo, per i più esigenti c'è anche la possibilità di mettere via del denaro automatizzando le operazioni di risparmio. Sì, hai sentito bene, automatizzando. L'applicazione prevede attraverso un comodo pulsante la possibilità di generare degli obiettivi per quanto concerne i tuoi risparmi economici. Se risparmiare un tempo era faticoso, con questa applicazione diventa non solo semplice ma anche immediato. Chicca, 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 super chicca è la possibilità di ottenere il cashback sul denaro che spendi, ovvero ti viene restituita una parte di quello che spendi se lo fai attraverso l'applicazione. Il 6 di dicembre 2020 è stato approvato il cashback di Natale, che dura soltanto un mese, ma se scegli questa carta il cashback ti dura tutta la vita. Oltremodo ti è data la possibilità di scambiare il tuo denaro attraverso la rete contatti. Questo significa che se un altro tuo amico o un tuo familiare ha la stessa carta Hype, hai la possibilità di inviargli del denaro in maniera istantanea. Che cosa dire poi della nuova funzionalità legata ai Bitcoin? Ragazzi, è straordinario. Le monete elettroniche sono il futuro. Il Bitcoin negli ultimi mesi non solo sta esplodendo, ma sta diventando davvero una seconda moneta. E chissà se non sostituirà la nostra moneta fiat. Ma non è questo il video adatto per parlarti di investimenti e di criptomonete. Oggi volevo soltanto darti la mia impressione non appena la carta sarebbe arrivata, ed è quello che ho voluto fare in questo video. Se sei tra quelli che mi hanno chiesto questo video o se sei qui per la prima volta, non lasciarti sfuggire l'opportunità di avere questa carta oggi stesso. Quindi mi raccomando, clicca sul link qua sotto, fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti e lasciami la tua impressione non appena la carta ti sarà arrivata a casa. Ho investito gran parte del mio tempo per realizzare questo video e ancora non ho terminato. Se apprezzi il mio lavoro e se ti fa piacere ottenere altri contenuti simili a questo, magari fammelo capire lasciandomi un like e iscrivendoti al canale. Io sono Shiro Muto e questo era il mio video dedicato alla finanza e a tutti gli approfondimenti dedicati al tema del denaro. Puoi approfondire chi sono sul mio sito personale www.shiromuto.com e puoi leggere la mia storia direttamente nella mia homepage. Spero di vivo cuore che le informazioni contenute all'interno di questo video siano state di tuo gradimento. Per tutto il resto ci vediamo nel prossimo video. Ciao!